Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mi introibo ad altare Dei. Giudicame Deus et discerne causa mea de gente non santa. Abomine iniquo et doloso erue me. Emite luce tua, mette veritate in tua. Ipsa me deduxerunt et adulcerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad eum divinificat juventute mea. Confitebor tibi in citara, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Sei Deo, quoniam ad confitebor tibi, salutare cultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum qui edificat juventute mea. Adiutorio nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confiteor Deo onnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, santis apostolis Petro et Paulo, omnibus santis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgine, beato Michaele Marcangelum, beato Ioanne Battista, santos apostolos Petrum et Paulum, omne santos et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserato tu, omnipotens Deus, et dimittis peccatis tuis, reducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deum omnipotens. Beate Maria sempre Virgine, beato Michaele Arcangelo, beato Ioanni Battista, santis apostolis Petro et Paolo, omnibus santis et divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, io precor beata Maria sempre Virgine, beato Michaele Arcangelo, beato Ioanni Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducate vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuate nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et del suo adicabitur ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare adunda nobis. Domine exaudi oratione mea. Et clamo versus adere. Dominus vobiscum. Et vobiscum. Oremus. Omnes gentes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis, quoniam Dominus excelsus terribilis, rex magnus super omne terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnes gentes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magna gloria tua. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscite deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam solus aptus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum. Oremus. Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices ex oramus, ut enoxia cunta submoveas, et omnia nobis pro futura concedas. Per Dominum nostru Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, umano dico, prote infirmitate carnis vestre, sicut enim exibuis tis membra vestra servire immunditie, iniquitati ad iniquitate, ita nunc exibete membra vestra servire justitie in santificationem. Cum eni servi essetis peccati, liberi fuistis justitie. Quem ergo fructum abuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis, nam finis illorum ors est. Nunc vero, liberati a peccato, servi aute facti Deo, abetis fructu vestrum in santificatione, fine vero vitam eterna, stipendia eni peccati, mors. Grazia aute Dei, vita eterna in Cristo Gesù, Domino nostro. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, adopero una similitudine umana in considerazione della vostra debolezza. Come un tempo offriste le vostre membra schiave dell'immondezza e della ribellione per essere dei ribelli, così ora offrite le vostre membra schiave della giustizia per santificarvi. Un giorno, schiavi del peccato, eravate liberi di fronte alla giustizia. Ebbene, qual frutto ne traevate? Cose di cui ora arrossite. La morte ne è infatti il risultato finale. Ora, al contrario, affrancati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la santità e per fine la vita eterna. E naturalmente, poiché se il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Deo, grazie. Venite, fili, audite me, timore Domini docebo vos, accedite ad Eu, et illuminamini, et facies vestre non confundetur. Alleluia, alleluia, omnes gentes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis, alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis: attendite a falsis profetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovio, intrinsecus aute sunt lupi rapaces, a fructibus eorum cognoscetis eos. Nunquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis fuicus, sic omnis arbor bona fructus bonos facit, mal autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor mala bonos fructus facere. Omnis arbor, quae non facit fructu bonum, excidetur et in igne mittetur. Igitur, ex fructibus eorum cognoscetis eos. Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regno celorum, sed qui facit voluntatem patris mei, qui in celis est, ipse intrabit in regnum celorum. Dal Vangelo di San Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi sotto le spoglie di pecore, ma dentro sono lupi rapaci.
li riconoscerete dai loro frutti. Si raccolgono forse grappoli dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa buoni frutti, ma l'albero guasto fa frutti cattivi. Non può un albero buono far frutti cattivi, né un albero guasto far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato al fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Laus tibi Christe. Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi, così con mia grande gioia numerosi a Piccola Nazareth e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Celebriamo oggi in questo mese di luglio, più o meno a metà di questo mese, dedicato sia al preziosissimo sangue di Gesù come anche fortemente alla Madonna del Carmelo. E la settimana entrante, venerdì prossimo, è la Madonna del Carmelo e spero che tutti indossiate lo scapolare del Carmelo. Dobbiamo appartenere, direi, visivamente alla Madonna, non come ha fatto una volta un mio parrocchiano che si è fatto il tatuaggio della Madonna sul braccio destro, è venuto tutto contento in parrocchia e ha detto ma che caspita hai fatto? Dice padre io ho preso alla lettera quello, dice ma io dicevo casomai lo scapolare, la medaglia miracolosa, lui si era fatto il tatuaggio poveraccio, me lo sono pure anche abbracciato, c'era proprio il cuore immacolato di Maria nel braccio, ma insomma visivamente dobbiamo, perché a proposito di tatuaggi, questo periodo che fa caldo a mare si vede gente ormai, uomini, donne, bambini e soprattutto i giovani, ragazzi, ragazzine, con tutti sti draghi, scritture cinesi, state attenti, a me padre Amort ha detto il timbro di Satana un tatuaggio, e se uno l'ha fatto involontariamente lo scopre, padre Amort diceva di mettere sempre acqua benedetta. Almeno una volta al giorno frizionare con l'acqua benedetta. Non è necessario andarle a togliere i tatuaggi. Ma attenzione anche perché ci sono certe scritte che ti dicono che vuol dire quello, ma dentro si nasconde altro. Satana, glielo dico soprattutto a quelli che mi considerano un bacchettone. Bacchettoni siete voi, se non mi credete. Perché Satana mica ha il gusto di mostrarsi. Capito? È sempre la tecnica del frutto buono. Ti fa credere che... Ma che male c'è? E poi ti fa suo, perché qui è una questione di timbri, cioè alla fin fine il cristianesimo è meraviglioso perché è tutto un impianto straordinario, ma stringi, per esempio oggi alla fin fine l'Apocalisse, stringi il libro che ho scritto, no? Allora stringi, sono due timbri, alla fine è quello, sfragis e caragma, no? Sfragis è il sigillo di Cristo Gesù in noi, oggi San Paolo ne parla nella prima lettura, il battesimo. Oh, il battesimo, Non so se ci... Noi col battesimo, vediamo quello, si appartiene prima del battesimo a Satana, tutta la teologia raneriana che dopo il Concilio Vaticano II circola, lasciatela perdere, senza il battesimo l'uomo è proprietà di Satana. Ma allora che fa? I musulmani, gli ebrei non si salvano? Certo, vi dico che se posti dinanzi all'annuncio di Cristo, che noi non facciamo più perché il falso profeta Bergoglio, no? Oggi Gesù parla dei falsi profeti e dice dai frutti riconoscete l'albero, ci ha detto che non dobbiamo più predicare Gesù Cristo. Cioè uno dice, qualche giorno fa un figlio spirituale del nord, dell'Emilia Romagna, ha detto don per favore risponda a sto don Morselli, ma questi hanno perso la testa, non conviene più andare dietro, questi hanno perso la testa, lottano per riconoscere Francesco come Papa. Ed è un problema enorme, perché se fosse il Papa non esiste più Gesù Cristo e lo Spirito Santo è ai Caraibi. Perché è bianco, la colomba è bianca, lo vuole prendere un po' di sole. Ma è mai possibile che uno che sia Papa dica di non predicare Cristo? Glielo urlerei in faccia. Anzi, io so che gli arriva, ecco perché hanno censurato.
Sono furbi! Mica sono stati loro, è stato un hackeraggio. A proposito, preparate l'applauso. Vi posso comunicare ufficialmente che nello spazio di una settimana nasce ufficialmente, senza alcuna piattaforma da cui dipendere, il sito www.radiodominanostra.it, dove potete seguire tutto quello che volete. Così si combatte. Così si combatte Bergoglio. Così si combattono questi falsi profeti. Ma è mai possibile che non si rendano? Ma può mai un papa dire non annunciate Gesù Cristo? Rispondetemi per favore. Ma è uno che è papa, vicario di Cristo, può mai dire non si annuncia Gesù Cristo? Ma la gente è proprio impazzita. Allora, se uno che non è battezzato, e io non capisco non tanto i Don Morselli e i Viganò, perché Viganò ancora oggi parla a destra e a manca, no? Ha il consenso di tutti, però non sappiamo e non dice ancora oggi con chi celebra, in unione con chi celebra. Resta come se fosse un fatto ormai diventato, cioè il papato si è liquefatto, capito? Ma se si liquefà Pietro, si liquefà la Chiesa, ricordatevi quello, eh? È come se stasera l'Italia scende in campo senza Jorginho. Capito? La Chiesa senza Pietro è la nazionale di Mancini senza Jorginho. C'è Jorginho e Pietro in campo, perché tutti obbediscono a lui, l'avete notato? Chi è che è esperto di calcio in fondo? Non so, ah, io sono un appassionato, anche se qualche cosa non mi convince. Comunque, sono un appassionato. Jorginho è lui che comanda a centrocampo, capito? Gestisce, io non sono tecnico, ma insomma ve ne intendo un po', gestisce il gioco, no? E ci vuole uno che gestisce il gioco, che è un'altra cosa dal capitano, perché il capitano è per anzianità, ma il leader in campo è quello che manovra l'azione. Ecco, l'Italia oggi, che c'entrava tutto questo? C'entra, perché le immagini servono a capire, visto che stasera c'è la finale. Allora, colui che in campo manovra l'azione, il gioco, al centrocampo, in modo tale da muovere i trequartisti e la difesa da una parte di fronte all'attacco degli inglesi, e poi rilancia da centrocampo l'iniziativa d'attacco, è Jorginho. Tutti dipendono dal suo movimento, tutti i giocatori, compreso il portiere, osservano dove si posiziona Jorginho. Se Jorginho si mette sulla destra, non vorrei che mi chiamassero per commentare la sera agli europei, se Jorginho si mette sull'ala destra, i giocatori capiscono che la manovra deve andare di lì, viceversa, capito? E soprattutto Jorginho, che è, diciamo, quello che è il manovratore dell'azione, mi sto sbagliando con gli esperti, ha libertà di movimento. Nessuno gli può dire, rispetto per esempio a un attaccante o un trequartista, ma perché ti sei messo lì, ma perché stai lì ora, o qualcuno gli deve dire torna da quella parte. È lui, Jorginho, che, capito? Allora, la Chiesa è così, senza Jorginho, cioè senza Pietro, la Chiesa perde. Ma che razza di Papa sarebbe quello che dice di non annunciare Gesù Cristo? E che dice di venerare Pachamama? Dite voi, fate voi. Se questo avvenisse senza che ci fosse nel frattempo un altro vecchietto vestito di bianco, avreste tutti ragione voi a dirmi, padre, state zitto, no? Ma siccome guarda caso, giusto appunto, mentre c'è uno che dice di non annunciare Gesù Cristo e che tutte le religioni sono uguali e che ognuno si tiene la propria, casomai veneriamo Pachamama, nel frattempo in Vaticano c'è uno che si firma P. allora io non starò zitto, mi censurano, perché qui io ho capito, non so se mi capite, bisogna combatterli una buona volta, i preti devono capire quello, se no Dio chiederà loro conto, a partire da Padre Livio. Non servono le stucchevoli catechesi sul peccato, sulla vita eterna, sulla Madonna di Meggiugorie, quando la gente è tenuta nell'errore, perché chiunque è in comunione con quelli che chiamano Papa Francesco, che non esiste come Papa, è nell'errore, è nell'errore, capito? Allora, per ritornare a quello che vi dicevo, dunque, se un musulmano, poniamo, o un ebreo, o un buddista,
gli annunciano Gesù Cristo e lo rifiuta, si perde l'anima. Però anche se c'è un musulmano, un buddista, un islamico, appunto un ebreo, che non ha sentito l'annuncio della fede, cresce nella propria... Si può salvare? Certo, deve seguire la propria coscienza. Ci siamo? Però quello che volevo dirvi è che noi invece col battesimo, fiori cari, abbiamo avuto un dono, in realtà noi non dovremmo festeggiare, se veramente fossimo cristiani, il giorno della nascita fisica, ma il giorno della nascita alla grazia, che è il battesimo, capite? Perché col battesimo noi siamo stati liberati dal peccato originale. Oggi si dice soprattutto quello, e più neanche quello, perché ormai Gesù dice nel Vangelo oggi di stare attenti ai falsi profeti. Chi sono i falsi profeti? Allora oggi Gesù parla dei falsi profeti, chi sono? I falsi profeti sono i falsi pastori. E da dove si riconoscono? Io stamattina ho fatto un'indagine, stamattina all'alba ho fatto un'indagine e ho trovato la risposta in Sant'Agostino e San, niente meno che Sant'Agostino e San Gregorio Magno, fate voi. Allora, sintetizzando, loro dicono che i falsi profeti, i falsi pastori hanno un, due, tre caratteristiche e io ve le applico ai nostri giorni. Prima caratteristica, attenti bene, curano non gli interessi di Cristo ma i propri. Il falso pastore, dice Gesù, il pastore vestito da lupo, il lupo vestito da agnello, no? Il falso pastore, oggi con Bergoglio e la situazione con questi vescovi in comunione con lui è molto attuale. Il falso pastore non cura gli interessi del Vangelo, ma i propri, cioè i propri punti di vista, i propri interessi. E la seconda caratteristica dei falsi pastori, la prima è curare i propri interessi, non quelli di Cristo, la seconda è annunciare false dottrine. False dottrine. E noi vediamo molto bene oggi come nella società detta cristiana, nella Chiesa, circolino false tesi che confondono la verità con la menzogna. Forse l'esempio in questi giorni più clamoroso è Raffaella Carrà. Io devo subito nuovamente precisare che mi stava, nonostante tutto, molto simpatica. Ecco, mi piaceva come persona, nonostante tutto. Però certo è vero che ha fatto un disco a Satana, intitolato proprio Satan, dove dice Satana dagli occhi blu, più o meno, fammi quello che vuoi tu, portami con te ci sto bene. Ora, può averlo fatto innocentemente, poniamo, va bene? Ma avete visto i funerali? Avete visto cosa hanno detto i preti? Avete sentito che cosa hanno detto in giro, in lungo e largo della Carrà? Se veramente si è salvata l'anima, come io penso, perché io penso che se l'è salvata l'anima in extremis, questa qui ha detestato e non ha visto l'ora che finisse tutto questo celebrazione inutile di cui non sa cosa farsene. E non vede l'ora invece di ricevere suffragi, non li riceverà. Se si è salvata chissà quanto deve arrostire in purgatorio, perché poi Dio premia come si merita. Cioè, ti sei salvata e adesso però non avrai suffragi. Succede ad anime del purgatorio, sapete? E ci sono anche familiari. Adesso è stata cremata. Quanti familiari cremano i propri defunti? Ormai è una società pagana, i preti incoraggiano. Avete sentito cosa ha detto il prete molto virilmente la messa dei funerali di Raffaella Carrà? Avete sentito? È tutto un discorso sempre quello che piace oggi alla sensibilità comune. Oggi la gente gli piace il relativismo totale, dove il bianco è nero e nero è bianco, perché ormai tutti convivono, quelli se ne vanno con i maschi, con maschi. Ho saputo che in Belgio, sto per dirvi una cosa, il Ministero dell'Interno, quando c'è stato l'ultimo lockdown, ha dato una serie di raccomandazioni, come ha fatto anche il governo italiano, che a questo punto è un po' bacchettone. Quello belga è più avanzato, vi dico perché. Nelle raccomandazioni per non contrarre il coronavirus, a un certo punto, proprio tra le prime raccomandazioni c'era scritto: si raccomanda di non fare sesso di gruppo e neppure con gli animali. Il governo. Ma la gente vuole questo. Abbiamo costruito una società, oggi si arriva all'odio con Dio. Avete visto i gay pride? Ma cosa sono questi gay pride? Che nessuno può parlare, eh?
perché se no viene il giudice di turno e ti sbatte in carcere. Scusate, ma avete visto le Madonne come le hanno rappresentate? Gesù Cristo che tacchia spillo. C'è un odio. L'umanità, come dice l'Apocalisse, sta montando un odio verso Dio. È l'uomo che ha messo al centro se stesso e dice: qui comando io, non serviam. La pretesa di Lucifero nella caduta originale era scritto che si dovesse realizzare per i nostri tempi una società senza Dio, ma oggi è una società contro Dio. E io dico a tutto, soprattutto ai giovani: state attenti, state attenti, state attenti, perché non ci vuole niente a perdersi l'anima. Tra l'altro, nessuno ha mai messo la firma di quando deve andare via da questo mondo. 3 giorni fa è morto un adolescente qui, proprio qui a pochi passi, Gabriele, gli è finita la porta, esultava per il gol e la porta gli è cascata addosso, sarà cascata proprio male male ed è morto a 11 anni, 12 anni, capito? Mi ha colpito molto la storia della figlia dell'allenatore della Spagna, una bambina bellissima, ho visto le foto, è morta a 7 anni, 8 anni, con un, 9 anni, con un tumore alle ossa. Uno può dire: ma perché Dio fa questo? No, noi non dobbiamo dire perché Dio fa questo. Dio sa ciò che fa, non c'è nulla che ci può insegnare un mestiere a Dio. Dio sa quel che fa, figlioli cari. E per Dio è importante, non mi scorderò mai di aver letto una storia di Santa Teresa d'Avila, che sua sorella di carne voleva un figlio, era sposata e lei era santa. E allora sua sorella un po' la trattava così, come succede con chi si consacra a Dio da parte dei familiari, però al momento opportuno poi ci currono quando hanno del bisogno. Senti, tu che sei vicino a Dio, ti sei data a Dio, per favore prega per me perché io voglio restare incinta. Va bene, pregherò per te, resta incinta. Finalmente partorisce, dopo un po' la bambina muore e lei arrabbiata va da Teresa: che razza di Dio è il tuo Dio che mi ha dato questo bambino e poi me lo toglie? Teresa la guarda, Santa Teresa d'Avila, e dice: tu non capisci nulla. Dio te l'ha rubata perché avrebbe avuto una vita disgraziata in cui si sarebbe persa l'anima lei e avresti perso l'anima pure tu. Capito l'agire di Dio? Per Dio non è importante, rispetto a come vediamo la storia di Raffaella Carrà, che abbiamo successo, potere, ricchezza, soldi, salute, fama. Finisce tutto. Ma secondo voi Cavour, faccio solo qualche nome, Garibaldi, due ne faccio, perché l'Italia è piena, no? L'Italia è piena di Cavour, Garibaldi, e da domani, se si vince, di Mancini, metteranno le statue di Mancini in tutta Italia. E, ma secondo voi Cavour e Mancini sono, Cavour e Garibaldi, sono, secondo voi, se si sono perduti l'anima, loro sono contenti che sono le loro statue in tutta Italia, le piazze, le scuole? A che serve? Tutto ciò che sulla terra finisce. Perciò quando tu vivi nel peccato e dici: poi domani se ne parla, poi vediamo, prima o poi sistemo, sei già accecato, perché tu non puoi sapere quando Dio ti chiama. Gesù lo dice: siate pronti perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora i falsi profeti oggi diffondono queste tesi eretiche. E io ve ne ho sempre parlato, ve le cito proprio nominalmente: il neoarianesimo, la negazione di Gesù Cristo vero Dio; il neoluteranesimo, Lutero è un grande santo riformatore della Chiesa; il neomodernismo, e infatti questo è il terzo aspetto, il falso pastore non vi parlerà mai né del cielo né della croce, vi parlerà solamente di impegno nel sociale e di come vivere bene nel mondo. E questo non è il pastore, questo è il lupo che si traveste da pastore. Allora dobbiamo essere vigili. Oh, santa pace! Padre Alessandro, però, onestamente, a parte il discorso su Giorginio, tutto il resto mette un po' di angoscia. Perché ci hai detto prima che non c'è il vero Papa, c'è un falso Papa, un falso pastore che conduce all'errore e la gente gli va dietro e quell'altro invece. Poi ci hai detto che ci sono falsi pastori, eccetera. Sì, però adesso ci devi dire come facciamo a distinguere. L'ha detto Gesù nel Vangelo: dai frutti si riconosce l'albero. E non tutti i mali vengono per nuocere. Anzitutto, mi riferisco al fatto che hanno censurato il canale YouTube di Radio Domina.
che faceva, come sapete, 2000-2200 ascolti in diretta, che cosa che ha preoccupato, ha spaventato i nemici che non sanno più come gestire. Lo facciamo fuori, ma allora tutti sapranno che aveva ragione lui. Facciamo finta che non esiste, e questo ci spunta da tutte le parti. E quindi cominciano a pensare che quando io ho iniziato, vi ricordate? Io volevo dirvi, mi presento, cari nemici, caro Bergoglio, cari massoni, cari satanisti, cara lobby gay, che state lì in Vaticano, mi presento, sono Don Minutella, mi manda la Madonna, come quello, mi manda Lubran, mi manda Caruso, allora, mi manda la Madonna, vi ricordate? Mi hanno preso in giro, poveraccio questo qui, non ci vorrà molto a farlo fuori, le TV, la condanna morale in televisione, senza potermi difendere, io che ero ladro, donnaiuolo, e mi facevo i soldi, e sapete, tutte quelle cose, le picchiavo le figlie, e tutte quelle cose lì, e facevo cose strane, uno crolla, e invece hanno visto che non solo io non sono crollato, ho ruggito, ai loro miagolì io ruggisco. Ho la sensazione che adesso questi falsi profeti, che pensavano di farla franca, di fronte al Don Minutella che questa settimana sta per aprire il canale e appunto il profilo su Google, come si dice, non mi viene in questo momento il termine, ho la sensazione che abbiano capito, se non altro, che io non scherzavo quando dicevo che mi manda la Santa Vergine. La Madonna mi ha investito di una missione e io la svolgerò fino alla fine. In Italia e, se Dio vuole, nel mondo. Perché c'è un piccolo resto nel mondo che rimane cattolico e non vuol sentir parlare di Bergoglio e celebrano i preti in unione con Papa Benedetto, i fedeli cercano solo i sacramenti in unione con Papa Benedetto. E allora dai frutti si riconosce l'albero. Vi stavo dicendo, non tutti i mali vengono per perché quando sono finite le catechesi non avete idea di quanta gente mi ha scritto, ha cercato di raggiungere, donne, mi mancano le sue catechesi, io sono cresciuto in fede, ti fanno però le testimonianze, ti dicono, faccio un esempio, io vivevo nel peccato perché convivevo, da quando ho ascoltato le sue catechesi ho detto al mio compagno, o noi ci sposiamo in chiesa o io non posso più star con te, capito? Per fare un esempio. Dai frutti si riconosce l'albero. Se la gente, molta gente mi ha detto, ma io ho riscoperto i tre rosari, prima non ne dicevo neanche uno, ora se non li dico tutti e tre non mi sento sereno. Dai frutti si riconosce l'albero. Gesù lo dice, per distinguere i veri dai falsi pastori, i frutti. Se un albero l'alivo, d'una alive e in una male combinata, il suo albero non serve a niente. Capito? Magari sarà anche bello, ma solo estetico, no? Non è utile. Ecco, allora, figlioli cari, dai frutti si riconosce l'albero. E questi sono tempi, e concludo, in cui noi dobbiamo stare con Dio, vi raccomando. Pregate tanto, almeno 4 ore di preghiera al giorno. Distribuite. Che se poi partecipate alla messa su Radio Domina, siccome le mie prediche sono lunghe, io ho conosciuto una fedele, una volta mi ha detto, padre, veniva da un'altra parte quando ero parroco, dice, io dicevo sempre bisogna pregare 4 ore, molte volte, molte ore al giorno, poi mi ha detto, padre, io vengo da, mi disse da dove veniva, dall'altra parte della città, io tutto contento, ah bene, bene, dice, sa padre, vengo qui perché lei ha detto che dobbiamo pregare 4 ore, siccome la sua messa è interminabile ed è preghiera, io me ne abbono. Quell'ora e mezzo, io me la abbono, così me ne restano 2 e mezzo. Ah, ho capito. E la domenica successiva niente ho fatto, ho ridotto l'omelia a un 10 minuti, ho detto pigliate questa, così, capito. Certo, la messa fa parte, ma poi tutto il giorno, io non so se veniste a casa mia, ho messo dietro la porta d'ingresso la medaglia, fate queste cose, è lì che si vede la battaglia, non sono le parole, diceva oggi San Gregorio, non sono le, San Gregorio mi pare, non sono le parole, anche zelanti, che identificano la vita vera del cristiano, ma le azioni. Allora io dietro la porta di casa mia, a scanso di equivoci, così anche le presenze invisibili che entrano, devo dirvi che vengono a trovarmi ogni tanto, però si mangiano, mi capite? Cioè io lo sento proprio che siccome me li mandano, no? Allora io però mi diverto, tra virgolette, diciamo così, perché spero mi crediate, poi vedete voi, sono affari vostri, me ne infischio di quel che pensate. E,
Ma io sento che quando arrivano, arrivano per, diciamo, colpire, però sono già entrati in quell'ambiente lì, hai capito? Cioè, la mia storia c'è la Madonna Chita, la Madonna Lau, la Madonna di Da, la Madonna di Ca. Poi c'è un crocifisso che è enorme, sembra una cappella. C'è un quadro immenso di San Giuseppe, il patriarca, la statua di San Michele Arcangelo, il santo curato da... Poi vai nei corridoi e trovi... Oh, Pina Suriano, ciao, come stai? Vai dall'altra parte, c'è Santa Teresina del Vangelo. La porta d'ingresso, la medaglia miracolosa, la medaglia di San la croce di San Benedetto e il volto santo di Gesù. Qua va giase. Appena giaseno, stanno quanto il Satana li costringe a stare, non vedono l'ora di fuggire. Fate lo stesso. E se la gente di mondo si mette i marchi del diavolo, quelle cose lì come i tatuaggi, quelle altre cose, no? Voi mettetevi il marchio della Santa Vergine. È molto importante appartenere alla Madonna, figlioli cari, perché è lei che vincerà Satana, questa falsa chiesa di Bergoglio, e dobbiamo cominciare, spero che mi crediate, a vedere oltre. Noi siamo fermi allo steccato Bergoglio-Ratzinger, vero? Prepariamoci che non ci vorrà chissà quanto, perché cominciamo a vedere oltre Bergoglio, non so se mi capite, anche contestualmente oltre Ratzinger, allora lì la battaglia si intensificherà ancora di più. Perché non verrà un falso papa successore Bergoglio, perché ovviamente se è antipapa lui, quello che viene è lo stesso, una catena ininterrotta finché non si interviene, non verrà uno così come Bergoglio disinvolto, verrà uno mistico, uno che attirerà l'attenzione anche di molti del piccolo resto che si faranno venire il sospetto nel vederlo dicendo ma vuoi vedere che magari tutto sommato, capito? E dall'altra parte invece arriva il grande prelato, che la Madonna dice un altro Cristo, dice la Madonna nelle apparizioni a Quito, in Ecuador. Ecco, allora volevo dirvi questa cosa qui: noi dobbiamo prepararci a quello che avviene dopo, ma dobbiamo farlo con la Madonna, dobbiamo avere Maria nel cuore. Guardate, il rosario perché è importante? Lo dico oggi che mi sono già pregato la domenica, mi piace tanto perché ho un po' più di tempo la mattina, e allora mi sono già detto tutti e tre i rosari. Mi sento oggi, non ve lo posso dire, è veramente, non so voi, io in estate prendo magnesio, potassio, perché appunto il sudore, quando li prendo o prendo l'energetico, mi riso, ecco, il rosario è quello, è monotona come preghiera apparentemente, ma guardate, in quel rito, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, attenti bene, dicono i santi, lo spirito di Maria viene ad abitare in noi. E che cosa ti può fare Satana? Che cosa ti può fare l'anticristo? Che cosa ti può fare il dragone rosso? Che cosa ti può fare il mondo? Che cosa ti possono fare i nemici quando hai il respiro di Maria? Il rosario è lo spirito di Maria in noi, è un antidepressivo il rosario, credetemi, il migliore che esista. Se la gente lo scoprisse, poveri psichiatri, è il miglior antidepressivo. È il miglior ansiolitico, purtroppo è anche un ottimo sonnifero, purtroppo, quindi conviene non mettersi mai troppo comodi. Io ho trovato gente che soffriva di insonnia, allora io ho detto guarda, fa così, siccome non riesci a dormire, ditti il rosario, ma che poi tornano e mi dico padre, allora io mi addormento, ma come? Io ho detto dire il rosario per dormire, ma perché non potevi dormire? Capito? Il rosario aiuta anche, ti riconcilico, perché noi viviamo uno sdoppiamento, vero? Tutti oggi soffriamo di quello, tutti. Siamo sdoppiati, siamo frammentati dentro. Attenti bene, il rosario è un centro di riunificazione. Ti riunifichi con te stesso. Io, non so voi, devo prendere sempre tante decisioni importanti, faccio un passo e solo un Signore sa, non so cosa succede. Allora mi devo mettere lì, appena io prendo quella corona, e prego, insisto. Arriva la luce, arriva la ricomposizione, vieni ricomposto, capito? È molto importante appartenere a Maria, figlioli cari, portando lo scapolare. E quelle mamme che sono incinta dovrebbero consacrare i propri bambini già dal grembo materno, alla fine della messa, siccome che da domani mi allontano per qualche tempo, poi capirete perché, basterà seguirmi e quindi... mancherò per un po', almeno fino a fine luglio. Allora oggi benedirò Araceli, che è incinta e deve partorire nei primi di agosto, e consacreremo questa bambina alla Madonna, davanti a tutti voi. Ecco, consacratevi alla Madonna,
pensate a Maria, nei momenti più difficili invocatela, perché, e ho concluso, è lei che vincerà, la Madonna vincerà, il cuore immacolato di Maria. Volete la riprova? Dicono che Bergoglio stia ancora male, personalmente io ho molti dubbi su tutta questa faccenda qui, comunque per me potrebbe essere un tentativo per cominciare a far capire a tutti che anche lui esce in scena, perché aveva detto, se vi ricordate, un 5 anni fa aveva detto, e già ne erano passati 2 o 3, ma io il mio pontificato durerà non più di, vi ricordate, 4 anni, vi ricordate? Sono passati 8 anni, ma perché non se n'è ancora andato? Sebbene sia stufa e non ce la faccia più. Perché va a finire a Bazzelletta? Perché nonostante tutti i progetti, i pronostici, Benedetto XVI, che ha 10 anni in più, è ancora lì. E allora che facciamo? Un rapporto di geriatria pontificia, letti a castello, tipo i loculi delle catacombe, questo è Papa Benedetto e c'è Bergoglio. Quindi è evidente che non poteva andare, ma siccome quando non si opera per Dio, ricordatevi quello, pensate Padre Pio e Giovanni Paolo II, no? Quando si opera per Dio e per la Madonna e per le anime, questi si liquefanno. Mi è piaciuto, mi hanno fatto recentemente sul Canale 5 un programma su Padre Pio, hanno mandato in onda un'intervista inedita di un intervistatore napoletano che ha intervistato Padre Pio nella sua celletta quando aveva 80 anni. Mi ha colpito che il giornalista gli chiede, padre, voi come state? Mamma mia, mi ha colpito, come è rimasto, Padre Pio fa così 80 anni, così, da vecchio, no? Sono sfracellato. Sono sfracellato, però si è consumato, no? Fino alla fine. Giovanni Paolo II, ve lo ricordate, il morbo di Parkinson, ha continuato ad andare in giro per il mondo, non si poteva più muovere, ma lui da detto, quando ha detto si dimetta, non si scende dalla croce. Ma questo quando si opera per Dio, perché quando si opera per Satana o per se stessi, viene il momento in cui questi falsi pastori si stancano. Si dice in siciliano, ci ha buttò. E io non ho dubbi che a Bergoglio gli ha buttò della bella, come si dice. Quindi è una strategia per cominciare a dire che non ce la fa fisicamente. E così letti a castello, io proporrei ai simpatici protagonisti della vita in Vaticano di non metterne solo uno letto a castello. Non si sa mai, nel Silium Galevita, magari 4, 5, 10 pontefici dimessi, e quello che viene dopo è una cosa meravigliosa, sta andando a finire come merita questa gentaglia. E allora, perché vi sto dicendo tutto quello? Per concludere, perché appunto quando si opera per Dio e per la Madonna non ci si arrende mai, ricordatevi quello. E se volete vi porto la testimonianza di Natuzza, Io, come sapete, sono stato figlio spirituale, non l'ho scelto io. Quando sono andato una volta mi ha detto, finalmente siete venuto, la Madonna vi ha affidato a me da quando eravate piccolo. Sono parole di Natuzza, se mi volete credere, poi vedete. E quando io andai una delle prime volte mi disse così, su Gnucotta, eravamo seduti, era una delle, non proprio l'ultima volta me lo ripete, ma non c'è guardo. Invece quella volta lì, vide che io la guardavo. E vede che guardavo i suoi occhi, gli occhi di Natuzza, occhi intensi, guardate, aveva un carisma questa donna che io vi dico, mi sentivo annientato. Allora, a un certo punto lei ha capito che le guardavo gli occhi e mi ha detto, sti occhi vittero lo mistero, perché lei vedeva, come sapete, Gesù, la Madonna, le anime del Purgatorio, gli angeli. E poi Natuzza mi ha detto così, chissà perché, io ancora ero un anonimo prete, mi ha detto, ma proprio ha messo la mano così e gli occhi le si sono diventati di fuoco, come quando si legge le storie dei grandi santi monaci russi, quelle cose lì, San Serafino, e uno dice, ma allora è vero, perché io l'ho vissuto. Mi ha guardato, mi ha puntato gli occhi addosso con tanto amore, gli occhi però sono divenuti severi e di fuoco, e mi ha detto, io, era poco che mancava per morire, mi disse, e voi sapete la vita che ha condotto, io mi rinnuto mai. Si è fermata, ha preso di nuovo fiato perché non riusciva a parlare di come stava male e mi ha detto, e buauci pace, non bavete a rendere mai. Allora oggi a quello che Natuzza l'ha detto a me, io lo dico a voi perché i tempi sono brutti, i tempi sono difficili, allora io me rendo mai,
visto che ora nasce www.radiodomina.it, questione di giorni con molte sorprese, a Dio piacendo, perché i nemici si colpiscono alle spalle, come si dice, no? E allora io dico a voi, e buatum babita rendere mai, corona del rosario in mano e avanti sempre, avanti con fiducia, avanti con coraggio, avanti contro tutti, avanti tutta, avanti con Maria. Laudetur Jesus Christus. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, Fattore cieli e terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia fatta sunt, qui proter nos homines, et proter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, su Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celu, sedet ad dexteram Patris. Et iterum, venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et una santa, cattolica, et apostolica ecclesia, confiter uno battisma in remissione peccatorum, et especto resurrezione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Orate, fratres, Patrem omnipotentem, suscitat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloria nominis sui, ad utilitate in corpo nostrum, tot Iesus. Amen.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Peregnum et justum est ecume salutare. Nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sante Pater, omnipotens eterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo et Spiritu Santo, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate, substantiae. Quod eni de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretioni sentimus. Ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubi quoque ac serafim, qui non cessant clamare cotidie una voce dicentes, Sancti, Sancti, Sancti Dominus Deus Sabaoth. Veni sum cieli et terra gloria tua, Osanna in excelsis, benedictus vivent, in nomine Domini, Osanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precetti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, dolis peccata mundi, dona nobis. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteo. Dei onnipotenti, beate Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santi apostoli Pietro e Paolo, omnibus santi sanctificare, prima peccabili in risurrezione verso e dopo, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa, Dio prego, beata Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santo apostolo Pietro e Paolo, omnes santos et orate, orare pro me, Domine Deus. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris se perducate vos ad vitam eterna. Amen. Indulgentiam a solutionem et remissione peccatoru vestroru,
Trigo a te vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce Agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi. Comunione spirituale. Signore mio Gesù Cristo, io credo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Io ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia a separarmi mai da te, così sia. Thank you.
Dominus vobiscum. Oremus. Tua nos Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expedia, et ad ea, quae sunt recta perducat, per Dominu nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initio Sancti Evangelii secundo Ioanne. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia peritio fata sunt, et sine ipso factum est nihil quo factum est. In ipso vita erat lux hominu, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Quid homum missus ad eo qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonio, mutu testimonio per iveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed deut testimonio per iveret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem homine veniente nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non cognovit. In propria venit, et sui eu non receperunt. Quod quot autem receperunt eum. Deditis potestate filios dei fieri, in cui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neques voluntate carnis, neques voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nomis. Et vidimus gloriam eius, gloria quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo est et nostra salve, ad te clamamus exules filiere, ad te suspiramus gementes et efflentes in ac lacrima valle, eia ergo logo cata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, non disposto te sinum ostende, o clemen sofia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, qui diciamo promissione Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice, ed intercedente gloriosa ed immacolata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sante matris ecclesiae preces et fundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christu Dominu nostrum. Amen. Sante Michael Arcangel, et defende nos in freno, contra nequitia et insidia diaboli est presidium, impere tibideum supplices et precamur, Tuque princeps et milicie celestis, Satana Mariosque Spiritus Malignus, quia de perdizione animarum per vagantur in mundo, divina meritute in inferno detrude. Amen. Cor Iesu Sacratissimus. Los carmeli, divis floriteras, splendor celi, in
Tra una strofa e l'altra della Madonna del Carmelo benediciamo la creaturina che Araceli porta in grembo. Sappiamo già il suo nome, possiamo dirlo. Cristina si chiama, ecco. Allora benediciamo. Adiutorio nostro mi nomine Domini, salvam fa cancilla tua Deus meus sperantem in te. Esto illi Domine turris fortitudinis a facie inimici, nichel proficia inimicus inea, et filius iniquitatis non apponat nocere ei. Mitei Domine ausilio de santo, et de Sion tu eream. Domine exaudi orazione mea. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione vere fide eterne trinitatis gloria gnoscere, et in potentia maiestatis adorare unitate quesumus, et tu eius de fidei firmitate ec famula tua, ab omnibus semper muniatur adversis, per Christum Dominu nostru. Amen. Oremus, Domine Deus, omniu creator, fortis et terribilis, justus et misericors, qui solus bonus et pius est, qui de omni malo liberasti Israel, faciens tibi, patres nostros dilectos et santificasti eos, manus spiritui tui, qui gloriose virginis Mariae, corpus et anima, mut digno fili tui habitaculum, effici mereretur, Spiritu Santo cooperante preparasti, qui Ioanne Battista, Spiritu Santo, replesti et itunero, matris exultare fecisti, accipe sacrificio cordis contriti, ac fervens desiderio famule tue, humiliter supplicantis, pro conservazione prolis, quam ei dedisti concipere. Custodi parte tua, met ab omni dolo et iniuria duri hostis defende, ut ostetricante manu misericordie tue, fetus eius ad luce prospere veniat, ac sante generationi servetur, tibique in omnibus iugiter de servia, et vita consequi mereatur eterna, per eunde Dominum nostro Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regna in unitate ius de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Visita quesumus Domine habitatione mistam, et omnes insidias inimici abea longere pelli, et a presenti famula tua longere pelle, angeli tui santi abitent in ea quiam, et eius prolem in pace custodiant, et benedizio tua sit super ea semper. Salva eos omnipotens Deus, et luce eis tua concede perpetua, per Christu Dominu nostrum. Amen. Adesso diciamo per Cristina, 10 volte direte la consacriamo a te. Quindi qui c'è una consacrazione solenne. Allora, cuore immacolato di Maria. La consacriamo. 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 Allora, tanti auguri a Cristina, è anche un bel nome, che verrà presto qui. Da domani la messa sarà celebrata su Facebook da Don Enrico, quindi noi ci si vede presto sul canale www.radiodominanostra.it per una nuova avventura. Nemico avvisato, mezzo neanche, perduto proprio. Santa domenica a tutti.